Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale una nuova recensione e lo faccio parlando di un prodotto che mi ha veramente entusiasmato, perché ad un prezzo così basso un prodotto di questo tipo con queste prestazioni non mi era ancora capitato di recensirlo. Sì, perché di smartwatch ne ho recensiti più di uno, ma come questo ragazzi a questo prezzo ancora non mi era capitato. Sì, perché oggi parliamo di lui, il Tezki Smartwatch. Un orologio ragazzi che mi ha davvero stupito per tutto quello che fa, perché fa veramente di tutto, ma soprattutto lo fa direi bene, nel senso che per costare ragazzi, e state attenti al prezzo, per costare attualmente circa 40 euro su Amazon, perché il prezzo che trovate all'acquisto è di 59, ma poi Amazon vi fa applicare uno sconto del 30%, quindi lo andiamo a pagare circa 40 euro ed è pazzesco, perché ci dà delle caratteristiche, delle funzioni di tutto rispetto, soprattutto come le fa sono di tutto rispetto. Ma prima di parlare di tutto questo direi di guardare cosa c'è all'interno della confezione quando vi arriva. Allora, la confezione che vi arriva a casa è questa, e adesso guardiamo cosa troviamo appunto all'interno di questa confezioncina. Troviamo un manuale di istruzioni dove abbiamo disponibile anche la lingua italiana. Poi abbiamo il cavetto per la ricarica, dove troviamo da una parte la presa USB, mentre dall'altra parte un attacco magnetico. Poi abbiamo le due parti che vanno a formare il cinturino, che sono in gomma con una specie di aggancio e sgancio rapido. Ed infine abbiamo lui, il Tezki 1.7 pollici per quanto riguarda la dimensione del display, e tutta la cassa è fatta in alluminio, abbiamo un solo unico tasto e sotto abbiamo i vari sensori da parte degli altoparlanti, e poi abbiamo la possibilità ovviamente di ricaricare con appunto la presa di aggancio e sgancio rapido magnetico. Perfetto, avete visto cosa troviamo all'interno della confezione? Anche la confezione è veramente minimal, però non è importante la confezione quanto la sostanza che ci viene data con questo smartwatch della Tezki. Allora, le sue caratteristiche principali quali sono? Innanzitutto impermeabile, quindi lo possiamo utilizzare tranquillamente al mare, in piscina, perché non ha nessunissimo problema con l'acqua, quindi senza nessun problema possiamo utilizzarlo con l'acqua. E in più abbiamo anche la funzione come quella che troviamo sull'Apple Watch, che una volta che l'abbiamo immerso in piscina o al mare possiamo fare uscire l'acqua che si ferma dentro all'altoparlante. Dopodiché è uno smartwatch che ha la possibilità di monitorare sia il battito cardiaco, che l'ossigenazione del sangue, che lo stress, che il sonno, che il ciclo per quanto riguarda le donne. Veramente super completo anche da questo punto di vista. Abbiamo la possibilità di tenere monitorato anche il rumore intorno a noi, quindi anche questo in stile Apple Watch, cioè la possibilità di avere quanti dB di rumore ci sono dove ci troviamo, se c'è un rumore che potrebbe danneggiare il nostro udito, sempre riguardante l'ambito di quello che è il benessere e la nostra salute. E poi abbiamo la possibilità ovviamente di monitorare tutte le nostre attività fisiche, ovviamente ci dirà quanto abbiamo percorso a livello di camminata, di corsa, ci dirà quante chilocalorie abbiamo bruciato, e soprattutto abbiamo la possibilità di andare ad utilizzare ovviamente delle modalità specifiche per ogni sport, e abbiamo addirittura 60 sport già preconfigurati, quindi è impossibile trovare uno sport che non sia all'interno di questi 60. E poi invece per quanto riguarda diciamo la parte più estetica, abbiamo la possibilità di andare a scegliere fra 100 quadranti. Sì ragazzi, avete capito bene, 100 quadranti disponibili, quindi c'è anche l'imbarazzo della scelta per andare a scegliere quale quadrante utilizzare. Praticamente la monitorizzazione dello stress la proviamo andando a scegliere il quadrante, perché ci crea tantissimo stress andare a scegliere quale utilizzare, che poi possiamo provare la monitorizzazione dello stress una volta che siamo nello stato confusionale di scegliere quale quadrante utilizzare. Ovviamente sto scherzando, però ci andiamo vicino, perché veramente 100 quadranti sono tanta tanta roba e tanti tanti dubbi su quale utilizzare.
utilizzare. Ovviamente poi abbiamo anche tutta la parte telefonica, quindi possiamo ovviamente telefonare, ricevere telefonate tramite il nostro smartwatch. Abbiamo le notifiche, quindi avremo le notifiche di WhatsApp quando qualcuno ci scrive, perché ovviamente poi lui andrà abbinato a quello che è il nostro telefono. C'è un'applicazione dedicata da installare che si chiama VeriFit, dove abbiamo la possibilità di configurare tutto quello che è appunto la comunicazione tra orologio e smartphone. È ovviamente l'applicazione disponibile sia per iOS che per Android, e più anche vedere ovviamente tutti i dati che vengono poi diciamo inviati nel nostro telefono per quanto riguarda appunto la salute, quindi tutta la cronologia delle nostre misurazioni del battito cardiaco, per quanto riguarda l'ossigenazione o quello che sono poi i percorsi, le camminate, i chilocalorie bruciate, cioè tutto quello che riguarda la salute e diciamo il benessere del nostro corpo verrà poi tutto inviato nel nostro telefono, quindi lì avremo un archivio completo di tutta la storia per quanto riguarda appunto questi dati. Quindi queste sono le sue caratteristiche principali per quanto riguarda, abbiamo detto, le funzioni e le diciamo applicazioni dedicate, e poi abbiamo anche una buona batteria, e poi rimane da parlare della batteria. La batteria riesce a durare, se lo utilizziamo 24 ore al giorno, circa 5-7 giorni se lo utilizziamo 24 ore al giorno. Se invece in certi orari lo togliamo perché non lo stiamo utilizzando, ovviamente lui andrà in una sorta di stand by, quindi la durata diventa molto molto lunga. Una delle cose che mi è piaciuto tanto ed è rara nei smartwatch di questa fascia di prezzo, perché vi ripeto, attualmente circa 40 euro lo portate a casa, è disponibile sia con il cinturino nero che con il cinturino un rosa chiaro, che diventa molto più adatto alle donne. Come abbiamo detto, l'orologio è molto reattivo nell'accendersi quando giro il polso, infatti vedete che ci mette poco comunque per essere un orologio da 40 euro. Allora, nella schermata principale, che è questa, che come abbiamo detto è configurabile fino a 100 schermate diverse, poi ve le faccio vedere quelle un po' che troviamo all'interno dell'applicazione, perché un po' sono già nell'orologio, le altre sono nell'applicazione che vedremo tra poco. Allora, andando a fare uno slide verso il basso, vado a vedere tutte le notifiche, in questo caso vedete sono di Instagram, poi posso tornare nella schermata principale, vado a fare uno slide dal basso verso l'alto, entro nelle impostazioni, qua vedete posso regolare la luminosità da 1 a 2, 3, 4, 5, 5 ragazzi, vi assicuro che lo vedete anche sotto la luce del sole. Qua posso andare a silenziare o andare a mettere l'attivazione sonora per quanto riguarda gli avvisi, poi abbiamo la torcia per andare a illuminare al buio, e poi abbiamo la funzione, come abbiamo detto, sentite che lui emette questo suono per fare uscire l'acqua che si ferma dentro nell'autoparlante. Poi possiamo andare a mettere una sorta di modalità notturna per non disturbare, poi possiamo andare a mettere una sorta di modalità notturna per non disturbare. Poi abbiamo la possibilità ovviamente di attivare la funzione per rendere l'orologio attivo quando giriamo il polso, ovviamente va attivata, se no lui rimarrà spento, quindi lo dovremmo accendere noi volontariamente col tasto qua laterale, se non vogliamo che si accenda girando il polso, perché non vogliamo che nessun altro veda cosa ci viene fuori all'interno della schermata del nostro orologio. Poi abbiamo qua il simbolo delle impostazioni, e qua abbiamo tante impostazioni, vedete abbiamo l'oscuramento, quindi possiamo oscurare con la possibilità di da 1 a 5, che è quello che abbiamo visto prima. Poi abbiamo il tempo di accensione, quindi lo schermo rimarrà acceso per 20 secondi se non lo tocchiamo, altrimenti possiamo andare a diminuire o aumentare, ovviamente tutto questo influisce poi sulla batteria. E poi qua abbiamo controllo automatico della luminosità, in base al tipo di luce che c'è andrà a regolare in automatico la luce dello schermo, questo anche per andare a risparmiare batteria. Poi torniamo indietro, avete visto com'è sensibile il touch, davvero impressionante per essere un orologio di questa fascia di prezzo avere un touch di questo livello. Vedete impostazioni, suoneria, qua abbiamo i volumi, suoneria e messaggio, quindi possiamo andare a configurare tutto quello che riguarda le suonerie. Qui possiamo decidere in che modo vedere tutte le app, se vista a elenco o vista a griglia. Poi abbiamo schermata orologio, come vedete qua adesso ne abbiamo un po' installate, ma non sono tutte, queste sono quelle installate di default nell'orologio, ma poi nell'applicazione ne abbiamo, come abbiamo detto, 100. E adesso vedete le app, queste sono tutte le app installate, quindi allenamento, poi
poi abbiamo Alexa, sì, perché lui è configurabile con Alexa, quindi volendo possiamo comunicare con Alexa dall'orologio. Poi abbiamo telefono ovviamente per fare le chiamate e vedere, vedete, contatti frequenti, registro chiamate, tutto quello che riguarda il telefono. Poi abbiamo ricordi di allenamento, che appunto è la nostra cronologia di allenamento. Poi abbiamo frequenza cardiaca, possiamo tornare indietro e possiamo andare a vedere l'ossigenazione del sangue. Poi usciamo, qua abbiamo stress, questa è la monitorizzazione dello stress. Poi allenamento del respiro, quindi ci insegna a mantenere e a fare il respiro, che ci permette di migliorare il nostro benessere psicofisico. Infatti io, se vado a cliccare su play, vedete, rilassati, concentrati sul tuo respiro. Dopodiché, seguendo questo diciamo fiore, che è un po' la nostra respirazione dei nostri polmoni, vedete, ci fa inspira, espira. Quindi noi dovremmo fare per un minuto, seguendo questi tempi, per andare a migliorare quello che è, diciamo, il nostro benessere psicofisico. Quindi possiamo uscire. A sonno c'è la monitorizzazione del sonno, vedete, dove ci viene dato appunto tutto quello che è, diciamo, il nostro dormire, come dormiamo, quante volte ci svegliamo, tutte queste cose. Poi abbiamo il meteo. Poi abbiamo musica, per andare a diciamo riprodurre la musica. Poi abbiamo orologio, qui all'interno troviamo sveglia, cronometro, timer, orologio mondiale, tutte funzioni ovviamente riguardanti l'orologio. Poi abbiamo rumore, che come vi dicevo è la quantità di rumore che c'è nell'ambiente. Non abbiamo visto questo, dati sanitari, qua c'è la schermata di tutti i dati sanitari, però poi diciamo tutta la cronologia la troviamo nel telefono. Quindi usciamo anche da questa schermata. Mentre se scorro da questa parte, vado, vedete, frequenza cardiaca, stress, vado nelle impostazioni principali per quanto riguarda le funzioni. Stessa cosa se vado dalla parte opposta, scorro all'incontrario, ma sempre all'interno delle stesse funzioni. Poi in questa schermata, che è quella di default, abbiamo le informazioni riguardante la nostra salute, quindi le calorie bruciate, il battito cardiaco, tutte queste cose. Ovviamente poi dipende da quale schermata andate a scegliere fra le 100 disponibili. Poi uno, se vuole, cambia la schermata in base poi alle necessità e a quella che gli piace di più esteticamente. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno di questo smartwatch da circa 40 euro, e avete visto che è davvero tanta roba. Adesso andiamo a dare un'occhiata all'applicazione. L'applicazione, come abbiamo detto, si chiama VeriFit. Nella schermata principale, vedete, abbiamo tutto quello che è i dati sulla salute, quello che vi dicevo prima. Qua abbiamo veramente tutta la raccolta dei dati sulla nostra salute, è davvero completo. Vedete, dall'ossigenazione del sangue a quello che è lo stress, a quello che è il battito cardiaco, a quello che invece sono le attività sportive, e poi anche quello che è il sonno, le ore di sonno e come abbiamo dormito. E all'interno di ogni funzione abbiamo veramente tutto molto molto dettagliato, vedete, per settimana, mesi, anni, questo per tutto, che sia il sonno, che sia i battiti, che sia l'attività fisica, veramente super completo. Poi abbiamo l'altra funzione che si chiama esercizio. Qua vedete possiamo fare avvio, quindi ci terrà monitorato il nostro movimento, se camminiamo, se corriamo in determinati percorsi, tramite il GPS del nostro smartphone. Poi abbiamo dispositivo, ecco, qua abbiamo tutto quello che è riguardante le caratteristiche, le configurazioni di lui. Ovviamente una buona parte sono dentro direttamente nell'orologio, ma qua ne abbiamo altre. In alto, se clicchiamo sul simbolo dell'orologio, vedete, possiamo fare l'aggiornamento del dispositivo, quindi aggiornare il firmware del nostro orologio. Poi abbiamo istruzioni sull'autonomia della batteria, e poi abbiamo riavviare dispositivo, cancella dispositivo. Dopodiché abbiamo i quadranti, e qua ragazzi parliamo di 100 quadranti, infatti facciamo maggiori informazioni. Vedete che sono liste corte, però se clicchiamo su quelle con i tre puntini, quindi la casellina vuota, cioè guardate che liste infinite che si aprono, sono divise per genere, cioè avete voglia qua a scegliere il quadrante che volete, veramente pazzesco, in base a quello che vi interessa di più, in base a se fate sport, se non fate sport, in base alle informazioni che volete avere nel quadrante, le dimensioni delle informazioni, i colori, cioè veramente assurdo questa possibilità di avere 100 quadranti. Dopodiché abbiamo notifiche.
notifiche. Notifiche, ovviamente, possiamo andare a attivare diciamo l'autorizzazione a inviare le notifiche nel nostro smartwatch, quindi potremo decidere quali notifiche. Vedete Instagram, WhatsApp, Telegram, gli SMS, le chiamate perse, cioè possiamo andare a dirgli quali vogliamo come notifiche. Poi abbiamo chiamate, perché comunque posso andare a chiamare direttamente dall'orologio se l'ho abilitato. Poi abbiamo monitoraggio, quindi vedete abbiamo la monitorizzazione, possiamo andare ad attivare o disattivare determinati tipi di monitoraggio in base a quello che vogliamo o meno utilizzare. Poi abbiamo Alexa, come abbiamo detto, se vogliamo attivarlo verrà configurato con il nostro dispositivo Alexa, quindi avremo la possibilità di diciamo comunicare con Alexa tramite l'orologio. Poi abbiamo più impostazioni, qua abbiamo, vedete, altre possibilità di configurazione oltre a quelle che invece magari abbiamo anche già visto, quindi abbiamo veramente veramente di tutto dal punto di vista della configurazione e dell'ottimizzazione proprio per diciamo rendere l'orologio più adatto alle nostre esigenze. Quindi questo è tutto quello che è lui, il Tenski Smartwatch 1.7 pollici, un orologio, ragazzi, che mi ha veramente veramente stupito, ma proprio stupito tanto, perché io utilizzo normalmente un Apple Watch, ma questo prodotto in questa fascia di prezzo, non dico che ovviamente è uguale a un Apple Watch, perché vabbè, non sono così cretino da dire una cosa così stupida, però è un orologio che non ti fa rimpiangere di non avere indosso l'Apple Watch, perché comunque le cose che fa le fa davvero davvero bene. Anche il fatto di riuscire a vederlo sotto la luce del sole è una cosa veramente da non sottovalutare per smartwatch in questa fascia di prezzo, e veramente è un prodotto incredibile nei suoi 40 euro. Quindi ragazzi, questo è sicuramente un orologio che adesso che arriva l'estate, che si va in piscina, che si va al mare, si è al posto, un orologio che non costa tanto, quindi non ci dà delle patturne particolari, perché sappiamo che valore abbiamo al polso, ma allo stesso tempo ci dà quelle funzioni che servono ancora di più adesso che è estate, perché magari facciamo magari attività fisica, come abbiamo detto nuotiamo, andiamo al mare, magari abbiamo il telefono nello zaino, abbiamo il telefono nella borsa, quindi possiamo avere la possibilità di avere tutte le notifiche qua senza ogni volta andare a prendere il telefono dallo zaino che abbiamo magari lì in piscina o mentre stiamo facendo le nostre scampagnate, le nostre gite in montagna. E abbiamo ovviamente tutto qua disponibile, e in più abbiamo anche monitorato quello che è il nostro stato di salute, le nostre attività, quanto stiamo bruciando, quanto stiamo dimagrendo, quanto stress stiamo accumulando o invece quanto stress stiamo smaltendo. Quindi ragazzi, se questo mio video riguardante il Tenski Smartwatch 1.7 pollici vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, porto tante novità, tante prime spoiler ovviamente anche di lui, erano arrivati dei piccoli spoiler. Sempre si va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.